E ci colleghiamo con Donatella Randazzo, che ci parlerà di un punto di luce planetario, questa Psychosynthesis World Map. E quindi incominciamo un altro tipo di connessione. Vediamo se c'è. Eccomi. Ciao Donata, ben arrivata. Ciao, buonasera cari amici psicosintetisti, Annalisa, organizzatori di questo convegno, collaboratori del centro di Bolzano e di Trento. Intanto voglio ringraziarvi per aver reso possibile con veramente un esempio notevole di volontà questo congresso. E soprattutto anche per l'opportunità che mi date di poter prendere la parola nella giornata mondiale della psicosintesi. Allora, in questo mio intervento, come d'altra parte nell'intervento di tanti altri prima di me, anch'io sono animata da un'aspirazione che è quella di superare barriere fisiche e confini tra le nazioni e confrontarmi così con una dimensione più grande, in cui vorrei che tutti insieme, visto che già abbiamo osato entrare condotti da altri prima di me, però potessimo ancora sostare un poco, giusto per parlare di questa mappa. E allora, intanto vediamo se riesco a fare la condivisione dello schermo e della mia presentazione. Allora, dovrebbe essere share screen. Se gli diamo l'assetto che lui non si prende, naturalmente. Aspettate, vediamo se da qua ci riusciamo. Ecco qua. Allora, Psychosynthesis World Map. Allora, intanto, giornata mondiale della psicosintesi, vorrei brevemente ricordare che l'idea di questa giornata mondiale è stata lanciata nel 2016 attorno al Congresso internazionale di Taormina da Luce Ramorino e Mike Malagreca, che avevano trovato precedentemente questo assaggiolino nell'archivio, datato 20 settembre 1937, quindi da qui la scelta del 20 settembre. Allora, qua a Saggioli, come tutti sappiamo, sottolineava la necessità di stabilire queste vie aeree spirituali tra le nazioni, tra i continenti, e anche ci stimolava a dare a questo lavoro tanta energia quanto ne diamo per stabilire le comunicazioni aeree in tutto il mondo. Allora, diciamo che l'istituto probabilmente esisteva, ne esisteva una prima versione, ma certamente non era ancora stato fondato nessun centro. Mi è piaciuto molto, alla luce del video che ci ha fatto vedere Luce Ramorino, sempre con i documenti d'archivio, con le pagine dei diari di Assaggioli, vedere che proprio in quegli anni, anzi un paio di anni prima, era avvenuta quella scelta da parte di Assaggioli, quella sua risposta positiva all'intuizione di fare della psicosintesi il suo proposito di vita. E anche le parole psicosintesi come forma pensiero forte, chiara e vibrante. Per i centri, per avere quindi poter iniziare a parlare di centri psicosintesi, dobbiamo aspettare il 1957, che è l'anno in cui viene fondata la Psychosynthesis Research Foundation, la sorella maggiore dell'istituto, grazie anche alla quale Assaggioli dà il via a una davvero intensa campagna di pubblicizzazione della psicosintesi all'estero. È instancabile Assaggioli, veramente un'energia, direi, traspersonale, un messaggio importantissimo da portare, per cui organizza congressi, presenta relazioni per diffondere teorie e prassi, principalmente in campo terapeutico ed educativo.
E qui appunto riporto questi convegni internazionali e nella slide successiva, ecco, diciamo, punto importante è questa conferenza a Valmy nel 1958, a seguito della quale viene aperto un centro in Francia e uno in Grecia. Poi a seguire, naturalmente, la psicosintesi si diffonde negli anni 60 e 70, oltre che in Italia, vengono aperti altri centri all'estero, in India, Giappone, Argentina, Canada, Messico, anche negli Stati Uniti, grazie sempre alla Research Foundation, in California, Vermont, Kentucky, a Boston. E anche in Europa, tre centri di psicosintesi a Londra, in Olanda, è uno, diciamo, non è dei più recenti, ma diciamo di quelli che meglio conosciamo, più recenti, nel 1999 a San Paolo, in Brasile. E allora oggi, appunto, grazie a questa incessante attività, non solo di Assagioli, ma anche di quanti hanno raccolto il suo testimone, possiamo dire che a 45 anni dalla sua morte i centri si sono moltiplicati e possiamo a ragione parlare dell'esistenza di una comunità psicosintetica internazionale. L'abbiamo anche vista. Proprio a questa comunità si sono rivolti Lucio Ramorino e Mike Malagreca quando ci hanno proposto la giornata mondiale della psicosintesi. Sono andata a prendere l'articolo che è stato pubblicato sulla rivista di psicosintesi a ottobre 2016 e vi riporto le parole che io considero, diciamo, segnare una tappa molto importante. Se tutti abbiamo abbracciato la psicosintesi come modello, la sintesi è ancora lontana tra coloro che la praticano. Di qui l'importanza e la necessità di un maggiore collegamento e di un vero riconoscimento reciproco tra tutti coloro che la propongono e la praticano nei suoi variegati filoni e livelli, al di là delle appartenenze specifiche a questo o quel centro, istituto, gruppo, al di là della focalizzazione sulla terapia, l'educazione, il transpersonale, eccetera. È come se fosse arrivato il momento di prendere maggiore consapevolezza di essere parte di un grande movimento energetico avviato da Roberto Assagioli, di sentire che come psicosintetisti apparteniamo ad un'unica individualità che esprime l'intuizione del suo fondatore in molte forme varie, ma una nell'essenza. In termini psicosintetici, potrebbe essere il momento per riconoscerci e identificarci nel sé della psicosintesi, da dove potenziare le sue molteplici espressioni di personalità attraverso ciascuno di noi e portare il proprio contributo a un moto di convergenza e unificazione, preparandoci a quella ulteriore convergenza e unificazione nel sé dell'umanità, che ci porterà a creare un mondo nuovo. Allora, teniamo un attimo nella mente e nel cuore queste parole, mentre ci apprestiamo a toccare un argomento su cui Assagioli si è soffermato in più riprese, come testimoniato anche da numerosi documenti presenti nel suo archivio, e cioè la psicosintesi delle nazioni. Allora, nella sua visione, anche le nazioni sono degli organismi viventi per i quali egli auspica, sa e auspica, che si possa verificare lo stesso processo autoformativo che caratterizza la psicosintesi individuale, personale e transpersonale. Le nazioni, dunque, dice Assagioli, occorre che si individuino anch'esse, mettendo insieme quelle parti che sono in conflitto, quelle frange etniche, per esempio, e che non comunicano, per poter iniziare un processo che porti al contatto con la propria anima. Quindi Assagioli crede che anche le nazioni, come esseri viventi, abbiano un'anima. In ogni nazione tale processo può essere di unificazione.
può essere agevolato dalla presenza di persone, diciamo, più evolute, che lui chiama elite spirituale. Tengo a sottolineare l'appartenenza, naturalmente, ci dice Assagioli, a questa elite spirituale non ci viene riconosciuta da nessuno, non può esistere un ente, un riconoscimento ufficiale. Diciamo, siamo noi che se siamo in questo cammino possiamo così nel nostro, come nostro obiettivo, metterci quello di far parte di questa elite spirituale. E quindi riprendo tale processo, quindi di individuazione della nazione, può essere agevolato da quella che lui chiama elite spirituale, cioè le persone più evolute della nazione, che possano mettersi in contatto con le energie provenienti dal transpersonale, dal sé della nazione, e diventare così canali per la loro diffusione e irradiazione. Le caratteristiche, diciamo così, gli indicatori in un certo senso del cambiamento che può avvenire in una nazione, alcuni di questi indicatori sono gli stessi indicatori che si possono riscontrare nelle coscienze degli individui che evolvono. E comunque questi in una nazione sarebbero il manifestarsi quella graduale emergenza di qualità quali un interesse vero e sincero per la comunità, una responsabilità condivisa e anche un senso di inclusività. Questi, diciamo, tre sono già stati citati e anche approfonditi da altri prima di me. È dunque urgente e importante che queste fila dell'elite spirituale aumentino sempre più. E la psicosintesi rappresenta un metodo e una prassi di vita nella cui concezione e visione esiste l'anima con le sue qualità. C'è un'espressione che mi piace, che ho sentito oggi, che richiama un po' il concetto di intelligenza emotiva e che si chiama intelligenza spirituale. Praticamente significa avere, diciamo, ecco, muoversi nell'area transpersonale, quindi a contatto già le qualità, contatto ravvicinato con le qualità del sé. Allora, i nostri centri di psicosintesi, i nostri gruppi che la diffondono, hanno quindi il compito di contribuire a creare i membri di quella elite spirituale di cui parla Assagioli, a stimolarne e accelerarne l'evoluzione. Dunque, il lavoro di crescita personale in gruppo, la consapevolezza della propria appartenenza a gruppi sempre più vasti, può essere l'anticamera del processo di planetarizzazione della coscienza, l'espressione, come è già stato sottolineato, della comune appartenenza all'umanità e del pianeta come casa di questa umanità. Quindi la creazione di un legame tra i vari centri di psicosintesi potrebbe proprio essere l'avamposto della psicosintesi delle nazioni di cui ci parla Assagioli. L'Istituto è già attivo da tempo nel tentativo di creare rete con gli altri centri. Ne sono una testimonianza, diciamo, per me che l'ho vissuta personalmente, i convegni del 2012 a Roma e quello di Taormina del 2016. Anche Casa Assagioli è molto attiva con i suoi meeting internazionali e da anni è impegnata a creare una rete di contatti e cooperazione con altri centri stranieri, centri che hanno anche mostrato un interesse nei confronti del nostro percorso autoformativo. Quindi l'Istituto continua a svolgere una sua missione in linea con l'anima dell'Italia, il cui scopo, ci dice sempre Assagioli in altri scritti, è di incidere sentieri. Allora, in una visione trifocale decisamente allargata, potremmo mettere come obiettivo a lunga gittata la coscienza planetaria e immaginare che uno dei passi che si possono intraprendere nel presente
sia il rafforzamento del contatto tra i centri di psicosintesi nel mondo. Ma quali sono i centri stranieri? Quanti sono? Come diffondono la psicosintesi? Possiamo immaginare che esista un organismo psicosintetico? E allora questa lettera al direttore della rivista di psicosintesi è stato il punto di partenza di un progetto. Ho scritto a Patrizia chiedendo, dicendole da un po' di tempo in qua mi chiedo spesso che cosa succede nel mondo della psicosintesi dopo gli aggiornamenti che ci arrivano in occasione dei congressi internazionali. Mi piacerebbe molto scoprirlo, andando a curiosare tra i siti web delle varie istituzioni e centri, scoprendo se esistono all'estero riviste come la nostra, oppure newsletter di taglio diverso, oppure chiedendo direttamente alle persone conosciute a Rocca di Papa 2012 o Taormina 2016, o contattando le segreterie dei centri, o magari attraverso canali che in questo momento non riesco a immaginare. Ma al di là del come, mi interessa il che cosa e la sua estensione. Esiste davvero la rete psicosintetica nel mondo? Siamo interconnessi? Oppure è necessario che lavoriamo un po' per intessere fili via aerei spirituali, per rafforzare la consapevolezza dell'esistenza di un organismo vivente allargato che vuole partecipare al rinnovamento dell'umanità? Noi psicosintetisti italiani vogliamo rinnovarci e ne sono prova le innumerevoli attività e testimonianze che ogni anno portiamo ai nostri congressi nazionali aperti a tutti, ma anche alle nostre riunioni dei formatori a Vallombrosa. Mi chiedo se l'ispirazione al rinnovamento non possa essere nutrita anche dalla conoscenza delle iniziative che i nostri fratelli psicosintetisti delle altre nazioni mettono in atto. Perché non il contrario, se anche noi non possiamo rappresentare una fonte di ispirazione per il loro cambiamento? Insomma, vorrei aprire una finestra sul mondo della psicosintesi fuori dall'Italia, per conoscere le altre realtà con la disponibilità a un eventuale dialogo e scambio di idee attraverso la rivista. E per dare una forma a tutto questo, immagino una rubrica apposita in cui segnalare le iniziative più interessanti, presentare luoghi e persone, riportare notizie, scoprire idee, dare voce a. Tu che ne dici? Ci proviamo? Questo è stato il punto di partenza, quindi la mia proposta di aprire uno spazio nella rivista di psicosintesi, che vi ricordo è pubblicata sia in lingua italiana che in lingua inglese. E la proposta è stata accolta. Con Patrizia Bonacina abbiamo deciso di chiamarla, intitolarla Perle nel filo, proprio a significare questa azione di tessitura di una rete di materiali preziosi. Aspettate perché. Io ne avevo prima un'altra, ce n'era, vediamo se è vero. Ecco qua. Immagino come questo organismo planetario già esistente possa trovarsi in una sua fase di crescita alla ricerca di autoconsapevolezza. E allora credo che insieme, dalle pagine della rivista, possiamo aiutarlo a conoscere se stesso, a fare un inventario della sua estensione sul piano fisico, delle sue cellule e organi, rappresentate da centri e aggregazioni sparsi per il pianeta, per poter creare relazioni tra di esse. Quindi questo è lo scopo. E poi, diciamo, nello svolgere questo lavoro mi è venuta l'idea della mappa, mi è venuta già nel secondo articolo che scrivevo nella rivista. E infatti ho contattato anche l'istituto, Laura Ferrea, che è la webmaster del nostro sito web, ho avuto l'approvazione e così anche nel sito web è stata lanciata questa idea della mappa, la mappa della psicosintesi, diciamo utilizzando la tecnologia Google che rende molto facile fare una mappa geografica.
Allora, in un primo momento la domanda, diciamo, è stata, la gittata della domanda è stata solo orizzontale, quindi a livello fisico. Chi siamo? Come possiamo contattarci? Dove siamo, che cosa pubblichiamo. Quindi, in un certo senso, niente di nuovo, quasi un normale elenco come ce ne sono tanti in giro e come anche l'istituto ha già fatto in precedenza. Con la differenza che, appunto, grazie alla tecnologia Google si potevano vedere geograficamente, quindi localizzare, i centri. Quindi la nostra mappa include anche questo aspetto. Ma c'è qualcosa, diciamo, in più che mi è piaciuto aggiungere ed è l'idea, proprio, diciamo, la mappa come simbolo, quindi l'aspetto simbolico della mappa. E su questa vorrei portare un po' l'attenzione, perché la mappa è il simbolo della psicosintesi nel mondo. Come tutti i simboli, può svolgere una funzione di accumulatore, trasformatore e conduttore di energie personali e transpersonali. Quindi in ogni nazione del mondo, ogni centro e ogni gruppo di persone che lavorando su se stesse per diventare cittadini del mondo, come ci diceva Mariella, attivamente praticano e diffondono la psicosintesi, rappresentano dei punti di luce dai quali si irradiano in ogni direzione energie sanificatrici. E i punti di luce convergono tutti nel sé della psicosintesi nel mondo. In ogni caso, voglio aggiungere che la mappa è una realtà assolutamente materiale, non è il territorio, ci ricordava prima, Bocconi, ed è anche transitoria, perché la sua vera importanza quindi risiede su un piano più sottile. Ed è a quello che dobbiamo ispirarci se vogliamo contribuire a rendere sempre più luminoso e visibile il punto di luce di cui facciamo parte come singoli e come centri. E allora, a questo punto, ho iniziato a creare la mappa, ho inserito, centri italiani, quasi di default, diciamo l'istituto, i suoi centri italiani e qualche centro sparso. E però poi mi sono chiesta io stessa perché non ho inserito tutti i centri di cui ero a conoscenza. Infatti ci sono molti centri di psicosintesi nel mondo che operano in ambiti diversi, interpersonale, sociale, terapeutico, educativo, con le più svariate modalità di diffusione e insegnamento. Alcuni anche rilasciando titoli spendibili nelle professioni di aiuto in campo educativo, medico e legale. Perché idealmente la costruzione di questa mappa dovrebbe scaturire non per automatismo, diciamo un default. Il nostro è un centro di psicosintesi e quindi va senz'altro lì, ma da un contatto con i rappresentanti di questi centri per poter attivare una volontà, una piccola volontà anche di farne parte, con la coscienza di condividere la medesima unità di intenti e di obiettivi e soprattutto il medesimo spirito. Quindi una tale ricchezza di forme potrebbe sempre simbolicamente rappresentare il nostro tentativo di realizzare, anche se a livello geografico soltanto, l'unità nella diversità. E allora questa adesso è brevemente la tipologia dei centri della mappa, li ho suddivisi in due Scusa, tipologie. Stella, Sì, 5 minuti. velocissimi, i centri affiliati in rete e i centri indipendenti. Quindi noi apparteniamo, noi italiani, i centri, l'istituto e gli altri centri sono in questa colonna a sinistra, i centri indipendenti nell'altra colonna. Quindi andiamo avanti, ecco questa è, diciamo così, un'immagine della mappa a cui hanno già aderito alcuni centri. Ve la faccio vedere, prendiamo proprio la pagina web, speriamo sia aperta. Ecco qua, ecco vedete, quindi cliccando per esempio, andiamo nel Regno Unito. Se noi clicchiamo sullo Psicosintesi Trust, allora diciamo è cosa buona se già Google ha una prima localizzazione dei centri,
perché poi è più facile fare vedere le informazioni, ma se questo non avviene, allora le informazioni le inserisco io. Ecco, vedete, allargando la mappa, questi siamo noi con il nostro logo, ogni centro ha il suo logo e questo diciamo, anche rende colorata la mappa e in un certo senso mantiene proprio l'individualità del centro, perché anche il logo sappiamo essere un simbolo. Allora, chiudendo un attimo la mappa, andando avanti, ecco qua ho voluto ingrandire questi segnaposto che sono stati realizzati da Laura Ferrea con grande pazienza. E andando ancora avanti, ecco, chi inserire nella mappa, ero partita dicendo i centri dove si insegna e si pratica la psicosintesi, ma rifacendomi proprio al principio di inclusività, ho pensato che proprio per l'urgenza, insomma, che è bene anche allargarci a quei gruppi anche che non dispongono di una sede fisica, ma che diffondono la psicosintesi attraverso un lavoro psicosintetico, terapeutico, educativo, anche le aziende, perché ci sono per esempio in Svezia aziende che diffondono la psicosintesi all'interno di altre aziende, e questo è naturalmente, diciamo, un filone molto interessante da seguire. E quindi vi chiedo aiuto, mi aiutate a diffondere l'iniziativa della mappa? E allora, se andate sul sito web sia dell'istituto, sia nella parte in inglese che quella in italiano, trovate tutte le istruzioni e come fare per iscrivervi o fare iscrivere un centro. E vi lascio con questa mappa, ecco, che rappresenta la psicosintesi nel mondo, e voglio così proprio terminare con una nota di sorriso, perché associata alla psicosintesi delle azioni c'è un esercizio che propone Assagioli ed è molto simpatico, diciamo, il fatto che Assagioli ci dice che per questa volta limitiamoci a rimanere sulla Terra, cioè in questa visualizzazione che potrebbe essere cosmica e quindi abbracciare anche gli altri pianeti e l'universo intero, mi fa sorridere che Assagioli dice: beh, accontentiamoci di rimanere sulla Terra. Grazie per l'attenzione e mi raccomando, aiutatemi a diffondere la mappa. Grazie. Grazie Donata.